diverse da quelle che forse era giusto avere. Ma rispetto a questa canzone o rispetto a... Sì. Chiara già ride. Buongiorno, Chiara Nicoletti, che è al telefono con Buongiorno. Noi. Buongiorno. Pensavo parlasse di me, ho detto vabbè, dai, già presentarmi così. No, ma no, di... ma no, figuriamoci. No, no. Anzi, facciamo così. Abbiamo al telefono cintura nera acclarata di Scam, non solo Italia, Chiara Nicoletti. Benvenuta su Letture Metropolitane su Radio Elettrica. A tutti sei guardata. Grazie ragazzi. Sì, questo mi è stato, questo nome mi è stato dato in primis dall'ufficio stampa di Scam, quindi mi conosce bene, sa, e mi ha detto Chiara è cintura nera di Scam, mi ha presentato così e quindi io perché, me lo prendo. Ma perché tu hai visto anche quelli esteri, diciamo? Alcuni sì, perché mi capitò di vederli per tanto tempo fa Alice nella città, la sezione, come sapete, quella per i ragazzi della festa del cinema di Roma, che arrivarono dei protagonisti lì e io moderavo l'incontro, quindi un occhio glielo guardai, però di Scam Italia non sapevo nulla, quindi poi dopo mi sono dovuta aggiornare, non ero di quelli che l'avevano subito scoperto grazie a Team Vision, perché, se ricordate, Scam Italia è approdato prima su Team Vision e poi è arrivato su Netflix, io sono di quelle che l'ha scoperto con Netflix. Sì, anch'io decisamente sì, ma io molto, molto più tardi, perché quando ho iniziato io a vederlo erano già uscite... Eravamo in pandemia e è iniziato filologicamente... Sì, ma mi sa che già uscite le almeno due stagioni. Perché forse Netflix prese i diritti e prese tutto lo show e lo portò sulla piattaforma durante la pandemia. In quel momento storico spuntava e faceva numeri importanti Boris e Scam Italia, con tutte le serie già uscite, appunto, prima su Team Vision. Scam è un format svedese, correggimi se sbaglio, che arriva poi attraverso diversi anche passaggi geografici, perché il format viene acquisito più che altro e digerito dal team creativo della tal nazione, e poi arriva piano piano anche in Italia con sei stagioni. Io devo dire, sono stata all'epoca sollecitata dai rumors che c'erano rispetto a questa serie, in particolare ovviamente da un pubblico più giovane, perché è stato, diciamo, subito amato dai più o meno i coetanei di quelli che vengono raccontati, no? Quindi diciamo liceo, possiamo dire liceali, più o meno. Liceali nel senso superiori, ecco, dico liceo perché mi viene naturale, ma potrebbe essere qualsiasi tipo di studio superiore. Esatto, no, brava, sì. No, devo dire due cose per, diciamo, per informazione. Allora, le stagioni, quelle di format, sono quattro. Sì. Noi, siccome l'Italia è stata tra le più viste e le più amate e le più riuscite tra le varie declinazioni del format in Europa, grazie al suo creatore showrunner, che è Ludovico Bessegato, che saluto, perché è un genio, e guardatevi anche la sua serie Prisma, Original, che già è Prisma, vista. Esatto, sì, sì. Che là si vede, esatto, il talento, e poi, diciamo, grazie a questo siamo usciti noi italiani da quelle costruzioni del format per due stagioni Original, che sono appunto la quinta, che è uscita l'anno scorso, e la sesta, di cui stiamo parlando in questi giorni. Quindi questo è stato, diciamo, l'eccellenza italiana. Esatto. Cosa è successo nella pratica? Che quindi queste ultime due stagioni uscite hanno visto proprio una completa creazione contenutistica del team italiano, ecco, fondamentalmente. E già dalla scorsa stagione, ha fatto molto parlare. Devo dire, con oddio, forse non sono stata molto attenta io, però come dire, la presentazione della scorsa stagione mi sembrava fosse molto più in pompa magna di questa. Cioè, l'arrivo di questa mi è sembrato un po' sottotono a livello di comunicazione. È stato molto strano. In realtà, questo si dovrebbe parlare poi, no, con chi di dovere, ma non hanno fatto attività stampa. Infatti. Io personalmente ho intervistato la protagonista, Nicol Rossi, e il regista Tiziano Russo, ma perché ho fatto richiesta di questo. E loro ci hanno detto no, non abbiamo organizzato nulla, poi chi vuole, se strano, vuole ci però, chiede, e noi approviamo di volta in volta. Io cintura nera sono stata fortunata, però ecco, non hanno fatto niente di ufficiale, nessuna conferenza. E perché, secondo te?
Allora, spesso Netflix e non solo Netflix, su alcuni prodotti, visto che immagina che funzioneranno da soli, pilota automatico, non fa nulla. Vedete per esempio il documentario, quello di Larry Blasi, sì. Su quello nessuno ha fatto nulla, nessuno sapeva nulla. Quando siamo andati all'evento di Netflix, quello appunto in pompa magna, dove che si chiamava What Next, dove ci presentavano con tanto di protagonisti, attori, registi, tutti i prodotti che sarebbero usciti da lì a tutto il 2024, del progetto di Larry Blasi non si è fatta parola. Però io lì, per esempio, l'ho vista come anche un po' una scelta legata all'effetto surprise, cioè alla cosa adesso parlo io, cioè faccio le dichiarazioni bomba, un po' fatto apposta, no? Come e seguendo in questo anche... caso... Non è che lo capisco tanto, cioè lo capisco molto meno. Però ottimizzazione però... anche delle risorse. Ecco, forse perché più questo. Perché immaginate, scusate, cioè, se una cosa tanto ti funziona... Certo. Cioè, Scamba ormai è proprio un fenomeno culturale in sì. Italia. Poi, cioè, certo, ci hanno scommesso, però invece di fitta la sala, fai la proiezione delle cose, sì, organizza certo. tutte le interviste, fai muovere il regista, l'attrice, bla bla bla, non fai nulla. Fai due interviste su Zoom e vai con Dio. Vabbè, certo, ci sta. Sì, ci stavo parlando uguale. Hai ragione. In giro. No, non lo so, credo. Questa è stata la mia riflessione, però non lo so. Ci forse sta. Mi, no, ci sta, mi licenzieranno ci sta. Da cintura nera. Ma no, no. No, parliamo proprio di questa sesta stagione a questo punto. Scusate, prima do delle coordinate proprio di format. Sono sei stagioni tematiche. Si segue ogni stagione un personaggio, una... un personaggio ricorrente magari nelle altre stagioni che era apparso già, quindi sappiamo pochissimo il setup della sua vita, del suo contesto lo conosciamo bene perché è una tutto gira intorno ad una, gruppo di amici di età variabile. Li abbiamo conosciuti nella prima stagione al liceo, alcuni quelli della prima stagione sono andati anche all'università o a esperienza all'estero, ma in sei stagioni abbiamo conosciuto bene sei persone. Sì. Questi episodi, queste stagioni sono composte da episodi di durata variabile. Qua c'è una certa uniformità, in questo sesto siamo sui 30 uguali, minuti più massimo. O meno, ma al massimo 40 minuti. Appunto, tutto viene ideato da Ludovico Bessegato, ma nel corso del tempo si sono susseguiti alla regia Ludovico Bessegato, alla regia della prima, della seconda e della quarta stagione, Ludovico Di Martino per la terza stagione, Tiziano Russo cura la quinta e la sesta. La quinta e la sesta. La okay. sesta è quella di cui stiamo parlando ed ha come protagonista Asia. Asia, ok, che è Nicole Rossi, questa attrice. Sì. Diciamo che ogni volta c'è anche appunto un tema principale. Sì, esatto, quello vi volevo dire. In esatto, questo esatto, caso il tema principale così. È il disturbo alimentare, sì. più o meno. Sì. Che poi in realtà non è solo quello, va bene, cioè l'ossessione, la mania del controllo, poi ci sono tanti altri sottotemi che poi si scoprono, però ecco, uno diventa quello che fa un po' da filo conduttore. Allora, partiamo subito da te, che cosa ne hai pensato, come ti è sembrata? Allora, innanzitutto devo dire che appunto, come avete detto, cioè, il gruppo... è stato quello fino ad un certo punto, nel senso che proprio per la cosa che abbiamo raccontato, cioè che le serie, le stagioni fedeli al format erano quattro, fino alla quattro c'è sempre stato quel gruppo un po' espanso, ma comunque non avevamo imparato ad affezionarci ad alcuni personaggi. Nella quinta cosa è successo? Che complice un personaggio ponte, che era quello di Francesco Centorame, che interpreta Elia, che era del vecchio gruppo, che viene bocciato, da lì si è creato il ponte appunto per un nuovo gruppo al liceo, quindi li ha fatti rimanere nello stesso ambiente e ha man mano, pian piano cambiato fuoco, fino ad arrivare a questa festa che io l'ho definita quasi un reboot, perché tranne appunto questi personaggi ponte come quello di Centorame oppure le apparizioni un po' da passaggio dei testimoni dei vecchi personaggi, di loro si vede pochissimo e siamo concentrati su questo altro blocco. Quindi la prima sensazione che uno ha, se era molto affezionato a quel primo, è che un attimo sei spaesato, cioè i riferimenti sono quelli, riconosci l'ambiente, ma è come quando arrivi a una festa e non conosci tutti. Sì, poi sono dopo d'accordo. Però
come nelle migliori feste, dopo un po' inizi a chiacchierare con uno, ti conosci, scopri cose in comune, capisci perché sei lì, perché appunto effettivamente avete delle cose in comune, delle vite simili, e lì poi inizia il bello e ti diverti. Scam 6 è così, quindi cresce in te perché ti abitui a vedere queste nuove facce, facce molto importanti, molto interessanti. Vedi quella di Nicole Rossi, che l'avevamo conosciuta nella stagione 5 perché era questa carismatica capogruppo. Lei ha un gruppo, questo un collettivo un po' attivista di scuola che si chiama Le Rebelde, appunto un po' alla spagnoleggiante di sinistra, e l'avevamo vista in una maniera. In realtà, come succede nella vita e soprattutto a Scam, poi dopo dietro anche figure molto forti che sembrano impeccabili, poi c'è tutto un mondo dietro di fragilità. E Scam questo lo sa fare molto bene, perché devo dire analizza, ecco, parte da un tema principale, poi dopo quelle tematiche, appunto come dicevi tu Flavia, la necessità di controllare tutto, sono cose che nell'adolescenza magari si declinano così, ma nell'età adulta poi con tutte altre, certo, manifestazioni, per cui Scam è per adolescenti, ma veramente, e non solo, tipo il classico per grandi e piccini. Allora, sicuramente secondo me una delle forze enormi di Scam, a prescindere veramente dall'età, è la capacità attrattiva che ha questa serie. Sì. Cioè, nel senso che tu non ti puoi staccare, è impossibile. Anche la brevità, cioè, a prescindere, a parte le brevità, sì, perché comunque non è tanto, però a prescindere anche che ti piaccia o meno come stanno svolgendo la stagione, adesso arriva anche al mio pensiero, comunque non riesci a staccarti, cioè comunque devi arrivare alla fine, devi, okay, vedere cosa succede e devi empatizzare, questo è proprio automatico, e in questo devo dire la bravura di scrittura ovviamente, ma anche, okay, di resa del prodotto è enorme. Cos'è che secondo me un pochino si è perso? Però no, forse chiedo anche a te il perché non sono sicurissima di aver una risposta. Allora, credo che la serie in questa stagione si sia un pochino banalizzata. Mi spiego, in nessuna stagione ci sono grandi temi sconvolgenti, anzi sono molto realistici, sono cose che tutti abbiamo provato, abbiamo visto, raccontate con molta credibilità. Ecco, in questa stagione io personalmente ho trovato un po' di fissità, un po' di freddezza in più, nel senso che sì, il tema sicuramente è importante, è un tema anche molto raccontato, per cui, cioè, non è facilissimo, perché, sì, alla fine se si tratta di film adolescenziali, serie adolescenziali, questo tema c'è sempre, perché è importante parlarne, giusto, però è anche difficile raccontarlo in maniera un po' più che ti colpisca, no? Visto completa, che ce ne stanno 600 uguali, ok, però, senza banalizzare, esatto, però non è tanto questo quanto io ho trovato proprio un po' di ingenuità, cioè un po' come se si fosse persa quella veracità, non lo so, che c'era all'inizio. E io ti chiedo, è per la qualità attoriale, è per la scrittura, pensi che ci sia questa cosa, sì o no? Allora, su come trattano i problemi, invece io ti dico che ho rilevato proprio mancanza di banalità, forse perché su dei temi un po', purtroppo, ahimè, li ho conosciuti. Mm-hmm. E a me quello che non mi è mai piaciuto in passato è che soprattutto sui disturbi alimentari sono stati trattati un po' come quando si vedono le donne incinte al cinema, no? Sì. Che, cioè, e noi sappiamo, abbiamo, certo, due figli per uno, quindi quattro figli in... online in questo momento, live, diciamo, nella nostra mente, nell'esistenza, sappiamo che non è che ti capisci di essere incinta perché all'improvviso vomiti, cioè, no, questo, certo, è il classico, no? Così, oddio, è incinta, no? Questa è la letteratura cinematografica, ci insegna che si banalizza così. Spesso il disturbo alimentare è la stessa cosa, cioè ti fanno vedere quella che s'abbuffa oppure quell'altra che vomita e allora... telefonatissimo, capisci che in realtà purtroppo non è proprio così, cioè, certo, non è che quando ce l'hai questo disturbo è così manifesto e chiaro a te e a tutti che puoi riconoscerne i segnali. E questo, secondo me, c'è una consulenza di un'esperta in materia, hai lei, che è Maruska Albertazzi, anche regista, che ci ha messo il suo, perché lei da tempo lavora su questo, mm-hmm, ha proprio... A raccontare bene le cose per
per riuscire a risolvere i disturbi e ad aiutare le persone. Quindi in questo senso secondo me è fatto bene. Quel che dici forse secondo me è la nostra abitudine, nel senso che appunto scama quel format che comunque qui è stato rispettato, anche se si sono rinnovati i personaggi. Mm-hmm. Per cui quello, tra virgolette, un po' secondo me stanca, perché ti sei abituata. Okay. In più c'è da dire che secondo me questo già era avvenuto con la quarta e la quinta, però adesso lo si sente un po' di più, che Scam aveva fatto piglio sui i più giovani, sugli spettatori, non noi che l'abbiamo visto su Netflix, ma ancora prima, mm-hmm. perché era nato tutto come un progetto quasi interattivo, mm-hmm. perché se ricordate le prime stagioni avevano la data, sì. e l'orario, sì. e loro infatti avevano tutti i profili, gli attori dei loro personaggi, e le cose venivano postate, pubblicate su Team Vision con gli orari esattamente che vediamo sullo schermo. Okay. Quindi i ragazzi seguivano tutta questa cosa come se fossero vere persone, i ragazzi Scam. Questo ovviamente per forza di cose non sta più avvenendo, mm-hmm. e quindi non c'è secondo me in questo senso quella empatia fortissima rispetto a questi personaggi che te li fa vedere più personaggi e meno persone di prima. Okay. Almeno questo è stato questo distacco, cioè io l'ho sentito, quindi l'ho vista più come meno con... io ho scritto non ti arriva sotto pelle, mm-hmm. okay. questa è la differenza. Vero. Cioè lo ti piace molto, te lo guardi, però non è una cosa che rimane dentro di te come attaccato così. Invece ci sono dei momenti di Scam di quelle quattro stagioni che sì. sono proprio fisse, almeno per me, nella mia memoria, e non sono più adolescente da tempo. Sì, sono estremamente d'accordo. Però si è connessa con quella che ero, con quella che sono. Ci sono stati dei punti di congiunzione forti, ci sono stati anche poi dei momenti tipo la quarta stagione che era genostiana per delle cose, osteniana, mm-hmm, sì. cioè aveva dei riferimenti molto belli e quindi questo io non ce l'ho visto. Sì, sono d'accordo. È più chirurgica, non so spiegare sì, meglio. Sì, no, ho capito. Ho capito perfettamente, però questo per esempio nel mio caso sì, che poi è quello che hai anche detto tu, si risolve in una maggiore freddezza nella visione, sì. cioè nel senso che l'ho visto con molto, molto meno coinvolta e molto più attenta a cercare la cosa che non andava bene. Cioè mi sono concentrata molto di più sugli errori, no? Capito? Mi sono un chiaro, po' persa chiaro. Quella parte lì. Probabilmente è la stessa cosa che sta succedendo nella comunità di Scam, perché ho in mano proprio la pagina di Scam Italia su Instagram e il passaggio di media e anche il far assaggiare questa torta ad un pubblico diverso, il pubblico mainstream, potrebbe essere il motivo per cui nei commenti, ovviamente quelli con più reazioni, sono più in testa dei commenti un po' così, un po' puntuti. Il più carino è meglio le matte. Benissimo. Che è un riferimento che era certo le amiche. Sì, questo perché uno poi parteggia, no? Come se questi fossero effettivamente delle persone, nel senso sono dei personaggi reali nella nostra vita, no? Degli amici che ci sono o non ci sono e delle amiche che ci sono o non ci sono, chiaro. Oltretutto, poi certo devo dire che forse non aiuta tantissimo dal punto di vista dell'empatizzazione, dell'empatia, anche un po' la protagonista, non tanto l'attrice, perché vabbè io non sono un'attrice, non posso giudicare quello, però è proprio un personaggio un po' spiacevole, quindi cioè, è un po' difficile secondo me, non lo so, questa è una mia sensazione, spiacevole nel senso che è un po' respingente, però non nel respingente che poi ti affascina, è respingente almeno a me, mi ha lasciata così, un po' respingente. Cresce quindi. Sul finale. Cresce diciamo. Sul finale, sì, però non tantissimo. Ecco. Intorno ad Asia, al contesto della sesta stagione, si crea poi un pullulare di nuove storie. Sì, no, ma c'è una cosa interessante, la questione politica. Perché secondo me la questione politica è importante e io sono contenta che ne abbiano parlato, che l'abbiano affrontata, magari anche lì non si può essere troppo approfonditi, stiamo sempre facendo una cosa e per poi si stava parlando di un'altra cosa. Si stava parlando di altro, però ecco, da quel punto di vista tu che ne pensi? Quello a me è piaciuto come, anche come sì. spunto, ecco. Sì, sì, a me non è, infatti
a proposito di sottotemi, per quanto quella del disturbo alimentare fosse interessante, però come avevi detto tu, comunque era cosa già vista. Quello che invece ho trovato veramente interessante e forse molto più importante è il tentativo, secondo me quasi pienamente riuscito, di toccare tematiche fortissime come quella, e ne parlavo con il regista, del perdono. Mm-hmm. Nel senso, qui si parla di antifascismo, qui si parla di colpe, di poter effettivamente espiare le proprie colpe, di poter cambiare. Questi sono, che si legano appunto, come dicevo, all'antifascismo, perché in pratica, forse non l'abbiamo detto, questo collettivo è molto attivo politicamente e cerca di sensibilizzare, in questo caso sull'antifascismo, sui movimenti neonazisti o comunque fascisti che ci possono essere in questo momento non solo in Italia, quindi di individuarli per combatterli ricordandoci cosa è successo prima, e attraverso un personaggio che poi è quello che si avvicina ad Asia, che è Giulio, interpretato da questo ragazzo Andrea Palma, se non mi sbaglio si chiama. Mm-hmm. Poi dopo si innesca una riflessione su questo, ed è questo molto molto interessante. Ecco, il personaggio di Giulio Telesca è sicuramente il motivo per cui io sono andato avanti nella visione. Ecco, sono molto molto contento. Sì, probabilmente appunto prima abbiamo trasmesso come apertura, come brano di apertura, I Manifesto con Zecca, che racconta un po' le dinamiche che si possono creare intorno ai collettivi studenteschi, alle prime esperienze in cortei, organizzazioni, e mi aspettavo qualcosa di simile qui dentro. Quindi il passo falso effettivamente l'ho fatto io entrando dentro questo racconto, ma ho trovato veramente invece molto più interessante infatti questa parte. È sorprendente anche il discorso che affrontano sul cambiare idea, sul pensare, sul ripensare alle proprie azioni, cosa che molto spesso gli adulti non sanno fare. Questo paese non sa fare tuttora palesemente con la propria storia, cioè anche che non è stata né capita né affrontata in maniera reale, e quindi secondo me è molto giusto che se ne parli a partire da un'età più giovane, no? Sì, sì, aspetta, io stessa devo dire, ho avuto il momento in cui mi sono chiesta: ma tu adesso, non per forza quando eri adolescente, che avresti fatto? Mm-hmm. Effettivamente il pregiudizio verso qualcuno che, anche se in età molto molto giovane, in cui non era pienamente cosciente delle proprie azioni, ha commesso azioni pesantemente sbagliate contro persone, ha leso fisicamente e in dignità un'altra persona, io che avrei fatto? Certo. Questo, pensato in grande, è un discorso molto 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 attuale. Mm-hmm. Cioè, si può arrivare anche ad espanderci appunto su tutto il discorso delle carceri, la possibilità di uscirne migliori, sì. La possibilità di cambiare, cioè credere appunto nella prigione come luogo in cui non solo sconti ma cambi. Questo devo dire che è molto ottimista come visione, molto ottimista. Esatto, però, è molto difficile. Però sarebbe bello che fosse veramente come dovrebbe essere, cioè, no, in questo caso, no? Ma è una lampadina puntata verso, certo, un angolo buio, quindi lode a... C'è anche un bel discorso, secondo me, sotto traccia, ma neanche troppo, sul classismo, sulla società, sì, sul fatto che tu ti puoi permettere di fare attivismo, perché fare attivismo è un privilegio, si può permettere di fare attivismo, di alzare la voce, quando poi si è coperti anche da una propria condizione sociale, no? Questo è abbastanza, quando lui glielo dice, insomma, quando viene fatto presente, è sempre una cosa importante da fare presente, perché la gente se lo dimentica. Per non parlare della carriera sportiva. Sì, no, veramente ci sono, allora, da quel punto di vista a me piacciono veramente quasi di più i temi sotto traccia che quello principale in questo caso. Avete sentito appunto un racconto, e sono probabilmente questi i motivi per cui vederla insieme ad altre persone, specialmente se avete nipoti, cugini, figli, figlie a portata di mano, potrebbe essere un buon modo anche per
o far scattare la domanda o far emergere, far arrivare il coraggio per farti certe domande. Mm-hmm. La proposta sono 6 stagioni molto ricche, abbiamo analizzato la sesta, l'ultima, in ordine cronologico, ma appunto, ripeto, sono tutte disponibili sulla piattaforma con la N rossa, se volete è a disposizione. Tu che sei cintura nera, sai che tipo di futuro avrà Scam Italia? Non lo so, non perché loro anche questa qui l'avevano negata fino alla fine, cioè ho okay. proprio, mi sono riletta cose dove loro dicevano ah no, boh, basta, così, basta. Secondo me, a meno che non succede qualcosa di particolarmente sconvolgente, io lo vedo proprio nell'ultima puntata, che è quella di solito che riassume un po' tutto il gruppo, io vedo che ormai hanno aperto mm-hmm. appunto reboot, aperto un nuovo gruppo e quindi là dentro ne pescheranno uno nuovo. E qui c'è la carta Netflix, perché Netflix sa anche chi guarda, cosa preferisce, quanto guarda, e quindi l'algoritmo potrebbe essere il concorrente al trono di Ludovico Bessegato e team per la scrittura, e questo potrebbe essere, vedremo, saremo veramente a vedere se un bene o un male, non si sa, però appunto è in pasto all'algoritmo di Netflix. Sì, questo sicuramente sì, come gusti, però ecco, una percezione del reale comunque te lo deve dare qualcuno che nel reale ci vive. Quindi vediamo. Lavorando anche sul linguaggio, ne abbiamo già parlato, infatti, però infatti. È veramente un buon prodotto. Grazie mille a Chiara Nicoletti, come sempre. Grazie a voi. Uno dei nostri punti di riferimento cinematografico, televisivi, piattaformali, come possiamo definire tutto, streaming, tutto quanto. Mi piace, va bene. Puoi ripeterlo così lo mettiamo come virgoletta nel prossimo trailer del film. Le perle, noi nel mio gruppo di musica le chiamiamo le perle, vai, le perle di Flavia. Le perle di Flavia. Dal punto di vista musicale invece questa stagione io l'ho trovata un po' sotto la media, però qua possiamo pescare dagli apici della precedente. Stai per mettere quella che piace tanto a me, vero? Stagione è la 4. Scorsa. No, la 4, sì, io ho amato questo brano, sicuramente Chiara te lo ricordi anche tu. Noga Eretz, End of the Road. Grazie. Ciao. Ciao.